Ehi ciao a tutti, ben trovati, benvenuti in questo nuovo appuntamento su Super Mario RPG. Nello scorso video sono entrato nel relitto affondato e ho iniziato a risolvere tutti quanti gli indovinelli che il posto presentava, indovinelli che servono quindi a raggiungere la stanza segreta e devo inserire una parola che serve ad aprire l'ultima stanza. Ora, questo indovinello la scorsa volta non l'ho risolto, però ho capito qual è la parola segreta. La parola da inserire è perle. Il problema è che ci sono 6 caratteri da inserire e perle ne ha solo 5. Quindi devo risolvere questo indovinello, però non so come fare. Allora. Allora, in realtà questo sembrava un po' fuori posto rispetto agli altri. Però come lo sposto ora? Ah, ci devo saltare sopra, certo. Vediamo un po'. Ok, perfetto, e ecco qua. Anche l'ultimo indovinello risolto. Vabbè, sì, un fungo per ricaricarci. E l'ultimo. E l'ultima nota. Alla fine c'è un punto esclamativo. Dei cacciatori di tesori Elan. Quindi, andiamo a inserire questa parola. Dunque, il primo qual è? Il primo carattere è la P. Il secondo è la E, perché aveva due E. Terzo R. Quarto carattere è la R, la L, e il quinto è la E, perché aveva due E e una L, e questo qua. A posto, fatto? Bene, inserisci la parola chiave qui, e l'ho messa. Ah, devo parlare? Ah, ok. Ti farò passare, ma prima devi riuscire a battermi? Vabbè, ah, devo entrare. Pensavo uscisse da lì un tentacolo. Wow. Ah, allora, Peach che fa con la mossa 3? Arcobaleno curativo? No, Peach, te lo scordi. Può addormentare i nemici, lei. Ci provo, tanto. Inefficace contro il boss, ok. Mario invece che fa? Anche Mario? Ah, in base al personaggio che abbiamo possiamo usare solo un attacco. Uso il super salto, allora, dai. Vediamo un po' quanti riusciamo a farne, perché potrei farne un bel po'. C'è un limite, ovviamente, che dovrebbe essere 100. Però il danno era 100. Aio! Ma ce l'ha con Mario? Vabbè, elettroscarica penso che... Ok, però forse... No, dovevo fare un altro attacco. Andiamo un po' con... Mettiamo Bowser. La mossa 3. Raffica Clown Koopa. Colpisce tutti i nemici con fuoco, elettricità e ghiaccio. E poi arriva Bowser. Tanto che ce la usiamola. Santo cielo. Devastato? Ah, mo ne escono altri però. Ah, mi sembrava strano infatti. Dico, ma un po' troppo facile. Allora, super palla di fuoco non può far male, però lo faccio lo stesso. È efficace! Perché si fa il polipo alla piastra, ovviamente. Questa ora è una piovra, dovrebbe essere, da quello che hanno detto gli altri del posto. È lampo blitz. Ah, ok. Ora ha senso. Avvelena i nemici, ci sta. Avvelenati, bene. Super palla di fuoco che a quanto pare è efficace. Vai. Stasera polpo arrosto. E lampo blitz. Ah, non c'ho le cose per fare lampo blitz. Vabbè, elettroscarica, dai. A parte che con lampo blitz devo ancora prenderci bene il tempismo. Ma penso che lampo blitz appena scende devi premere A. E l'ultimo, quindi la testa ora. Bello, Re Calamaro, molto molto bello. Allora, oggetti, bomba sonno. Ah, evoca Yoshi durante uno scontro. Proviamolo, non l'ho ancora mai fatto. Caramella di Yoshi, fa recuperare 100 punti vita. Ah, ok.
Può mandare a nanna tutti quanti i nemici per davvero? Vediamo un po'. Inefficace, però fa il regalino. Allora facciamo. Recuperiamo un po' di punti fiore. Visto che non si può fare nient'altro. Ok, super palla di fuoco. Wow! Ah, forse non posso attaccare poi con Bowser. Re Calamaro. Preso. No, mi sa di no. 98 solo. Geyser. Ah, poco. Gas. Se funziona gas velenoso, magari anche solo sul tentacolo. Ah, no, buono. Oh no, inefficace su di lui, ma un po' gli ha fatto di danno, se non ho visto male. Vai. Ok. Va bene, ci sta, ci sta. Perché è improvviso, quel lampo blitz e non riesco a prendere il tempismo. Che cosa gli ha lanciato? Ancora sciroppo d'acero per recuperare punti. No, Mellow! Attacca Bowser. Ah, gli lancio un Mario in miniatura perché l'altro Mario non può andare. Ok. Dai, ancora Mellow. Ma... No, allora, non ho capito perché Mello non sta attaccando più. Ok che l'ha preso per 2 volte di fila, però pensavo che potesse comunque attaccare. Ok. No, non l'ho preso proprio stavolta, zero proprio. Ovo. Ah, tosto, è tosto, è tosto. Vai, palla di fuoco. Super palla di fuoco. Però, mai. Ah, è andato. Ma il tentacolo conta? Non penso. Cioè. Ah, infatti mi sembrava strano. 34 punti esperienza, nuovo livello per Gino e per Peach. Però la clown card è stata davvero interessante. Ah, Gino, ti aumento l'attacco e la difesa, dai. Peach, invece a te. A lei, più che altro lei è un healer, quindi dovrei curare. Torna tra noi? Fa resuscitare un alleato. Se tutto va bene, riavrà tutti i suoi punti vita. Vai, magia. Peach, magia proprio. Necessario. Ok, possiamo passare allora. No, è morto con i Koopa. Che succede qui? Sono decorati. Oh, cielo! Ma che è sta roba qua? Oh. Insomma, signori! Maiastrello, bello. Me ne vado però, eh. No, vorrei andare avanti. Vorrei. Ok, eccoli qua, dai. Ah. Cosa? Chi c'era qui? Che poi comunque sia esploro tutto, non è che lascio le cose senza esplorare. Qua come ci salgo però? Ah, così, facile. Basta solo un attimino sfruttare bene quello che ti dà il gioco. Ah, ma qui mi ha fregato però. No, qui proprio non si può fare. Perché mi sbatte contro l'angolo. Uoi. Questo fa paura. Sconfitto, possiamo proseguire. Interessante però quello, Accidenti, forte. Ah, quindi era giusto che io andassi lì, no? Ok, qui non ci si può entrare, mi sa. No. C'è qualcosa qui? No, non mi sembra. Tocca scendere allora, mi sa, l'unica. Sì. Ah, però aspetta. No, aspetta. Fermo qui, fermo. Fai andare via quello scalecupa. Qui posso chiamare niente? No, non si può fare. Ok. Ha ricaricato. Immagino che ora ci sia un altro boss, vero? Scrignolo Gnac. Il Mimic. Vabbè, prima o poi doveva comparire un Mimic, no? Meno male che mi sono difeso.
Niente, prendo schiaffi allora. Dentro lo skin c'erano dei mostri. Sì. Se gli salto in testa. Dai, dai, dai. Ah. 308 è ancora... No, non mi dica che è un nemico che non va KO. Ah no, che è quasi sconfitto. Bene, bene, allora attacchiamolo. Mamma mia. Resistente però, eh. Ma insomma, quasi sconfitto. Oh, ok. Acci picchia. Spill antitutto. Wow, andiamo a vedere. Proteggere a silenzio, spaventa passeri, paura fungo, sonno e veleno. Wow. Antitutto. Bene, possiamo proseguire allora. In realtà non ho ancora esplorato quello che c'era nella prima stanza a destra, quando siamo scesi nel relitto. Ok, qua c'è qualcosa che non mi convince però. Entriamo. Ah, dall'altra stanza probabilmente, sì. Qui mi sa che si può fare qualcosa, no? Però allora, qua si può andare a prendere le monete rana. Avevo visto. Sì. Ma queste sono interessanti. Sono importanti le monete rana. Torniamo di qua e proseguiamo nella stanza vicina, che è questa qua. Wow, quanta fatica si fa. Oh, nemici, eh. Ai ai. Ah, le stelle si muovono qui in acqua, eh. Non è che non voglio combatterle, però ecco. Ecco il motivo. Non vorrei proprio affrontarli tutti i nemici, se posso evitarne alcuni. Andiamo di qua. Oh cielo. Ah, i calamari col figlio, va. Bella famigliola. Ma sti cannoni qui servono a qualcosa? Non sembra. Penso che si possa salire da qua, immagino. Ok. Si può. Ok, andiamo. Ah, aspetta però, di qua c'era... No, qua solo per scendere, vero? Ah no, c'è la moneta rana, beh. Vedi, serve a controllare. Meno male che lo faccio. Dovrebbe esserci un boss finale. Cosa succede qui? Che sei tu? Salve, mi chiamo Mario. Cosa? Cerchi una stella? Arr, te le facciamo vedere noi le stelle. E comunque caschi male. Vedi, tutto quello che finisce in mare diventa proprietà di Johnny, capito Merluzzo? Ah, e ancora una cosa, leggi bene il labiale. Non avete labbra però. Tu non puoi passare. Ok. Non l'ho detto con cattiveria, non puoi passare, ma... Raffica Clown Koopa, devo usarla. Devastati. Non volevo perdere tempo. Ah, bei punti esperienza. Ah, sei più forte di quel che sembra. Meglio avvisare il ponte di comando. Venite compagni. Avvisa, avvisa. Ok, dov'è l'intruso? Non lo vedo. Forse è scappato. Eccolo, prendetelo ragazzi. Prendi, offri la casa. Sciapi. Ma che? Come oso schivare in barca? Come oso? Ma scusami. Aie. Ehi, come sei arrivato qua su così alla svelta? Beh, la tua fortuna finisce qui. Non ci andiamo leggeri con i forestieri da queste parti. Ah, entri due. Ah, ok. Bandano rosso. Ma... Ah, sono dei bolucci. Io che li ho attaccati con tutte le mie forze prima. Ma guarda, uno lo praticamente quello stavo per sconfiggerlo senza fare niente. Però alla fine è andato. E sale di livello qualcuno? Sì, Mellow, se non sbaglio. No, Mario?
sembrava Mello. Attacco e difesa. Anche qualcun altro però. Peach. Ah, Peach c'era sotto. Giusto, giusto. Ok, bene. E allora? Sei bello tosto, amico. E va bene, ti lascerò andare da Johnny. Johnny Silverhand. Va bene, entriamo allora. Salve. Quindi tu sei quel Mario, eh? Non sei granché. Beh, questa stella è caduta in mare, quindi è mia. Se la vuoi dovrei combattere. Senti, non ti ho neanche detto sì o no, e tu già mi attacchi? Non sei molto cordiale. Almeno offrici qualcosa da bere prima, amico. Gas velenoso, vai. Se avvelena tutti è meglio. Vediamo un po'. Mi sa che il boss però è immune. Ah no, il boss non è immune. Che bello. Allora, super palla di fuoco prima ha fatto effetto al calamaro. Ma forse perché, sai no, i calamari fatti allo spiedo. Normale. Un danno normale. Ci sta. Però lampo blitz. Preso il tempismo? No. Ok, terrore? Tanto che ci stiamo, una cosa in più, una cosa in meno. Fa sempre piacere. In stato di terrore, e ha fatto un bel dannino. Super salto, ma dai, non su di lui. Vai, premi. Vabbè, tanto che ci sto lo faccio. Peccato. Pensavo mi puntasse di nuovo il capitano. Dico, prima il capitano ha puntato, invece no. Devo stare attento a queste cose. Distrutto! Ancora lampo blitz, devo prendere bene il tempismo. O è veloce o è lento, cioè non ha una via di mezzo sto coso. A volte va veloce, a volte va lento. Non è normale. Tanto fino a che non ci riesco lo uso. Ah però ho finito i punti fiore. Forza e coraggio? No, è sciroppo d'acero. Così ricarico per Mello. Aio. Preso. No. Beh, attacchiamo comunque sia con Bowser. Continuiamo. Ok, ho ragione, capitano. Comunque sembra quasi che porti una specie di di costume. Forte. Ancora lampo blitz. Preso. Stavolta l'ho preso. Però mi ha fatto meno male di prima. Cioè nel senso prima quando il primo danno che mi sa che l'avevo preso. Però non ci ho fatto caso. Mi sa che proprio perché è potenziato ora. Prima era blu, ora è rosso. Se riuscissi a prendere bene il tempismo con tutti i salti che faccio sarebbe meglio, però. Bisogna essere proprio precisi, precisi. Chiaroveggenza, vediamo un po'. Quanto gli rimane? 20 punti. Potevo attaccarlo. Dai. Buono. E anche questa è fatta. Oh, che bello. Sale Mello. Ma infatti Mello sale di livello, sì. Mello sale di livello. Non voluta. Livello 13. Magia. Oh, magia stanno quasi pari. Andiamo con magia però a sto giro, dai. E allora? Sono senza parole, amico. Ti sei guadagnato la stella. Tienila come ricordo del nostro scontro.
E siamo a 5 frammenti di stella recuperati. Top. La volevi davvero tanto quella stella. Ora vai, vattene prima che cambi idea. Gianni è migliore tra noi, combatte sempre, perfino quando dorme. Seguiremo ovunque, anche quando dorme. Salta sul trampolino nella prossima stanza, ti porterà fuori. Coraggio, vai e prova. Non è che voglio andarmene, è che vorrei sapere quello che c'era nella prima stanza che non ho visitato. Allora, qua, cosa c'è qua? Ah, tutto qui? C'è una pagina del diario, leggiamola. Abbiamo chiuso il calamaro gigante nella camera del tesoro. Il tesoro affonderà con la nave, ma pazienza. Ah. Ma direi allora che posso anche fermarmi qui, amici miei, perché nel prossimo episodio bisognerà riportare la stella al villaggio e vedere cosa vuole fare l'anziano del villaggio con la stella, perché ha detto che gli serve. Ad ogni modo, per questo video è tutto, vi ringrazio per averlo seguito. In descrizione, come sempre, trovate tutti quanti i link utili e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!